a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi vedremo come preparare un'insalata di anguria. Adesso ci trasferiremo sul piano di lavoro e vedremo gli ingredienti e la preparazione. Per questa preparazione avremo bisogno di un'anguria, del pepe, una cipolla rossa, succo di lime, della paprika dolce, della feta, del sale e dell'olio extravergine di oliva. Passiamo alla preparazione. Come prima cosa andremo a tagliare l'anguria a metà. E la inizieremo a sbucciare come se fosse una zucca. Bene, fatto ciò, andremo a tagliare a fettine in modo da ricavare i cubetti. Man mano che ricaveremo i cubetti, li trasferiremo in una bowl. Non appena avremo finito con l'anguria, passeremo allo step successivo, ovvero inizieremo a pulire e a tagliare la cipolla julienne. Nel mio caso ne andrò a utilizzare solamente metà. Fatto ciò, andremo a unire all'anguria. Adesso andremo a preparare la feta, andremo a tagliare a dadini. Andremo a unire all'anguria. E adesso passiamo al condimento. Andremo ad aggiungere del sale e del pepe. Pepe ancora meglio se macinato fresco. Dopodiché in una ciotolina andremo a versare il succo di lime, un pizzico di paprika dolce, un pizzico di sale e dell'olio extravergine di oliva. Con una forchetta andremo a emulsionare. A questo punto, creata la vinaigrette, andremo a bagnare e mescolare l'insalata di anguria. Diamo una mescolata iniziale. Aggiungiamo dell'altra vinaigrette. Mescoliamo di nuovo. A questo punto il mio consiglio è quello di coprire con della pellicola, riporre in frigorifero per almeno 2 ore e servire ben fredda. Trascorse le 2 ore andremo a prendere l'insalata, l'andremo ad aprire, daremo una leggera mescolata e andremo a servire. Ed ecco qua l'insalata fresca pronta per essere gustata. Bene, spero che questa ricetta vi sia piaciuta, continuate a iscrivervi al canale e noi ci diamo appuntamento al prossimo video, ciao!